Paolo Dybala resta, a meno che. E rinnova, a meno che. Un anno fa, di questi tempi, il numero 10 bianconero rappresentava il vero caso alla Continassa. Spinto verso Manchester, sponda United e Tottenham senza successo, la chiusura del mercato in Premier non aveva ancora risolto la questione. Solo strada facendo Dybala si è ripreso il posto fisso, dando il via alla miglior stagione della sua carriera, dimostrando a tutti di aver avuto ragione lui a voler restare nonostante tutto e tutti. Tanto da meritarsi sul campo e con gli atteggiamenti un rinnovo di contratto, di cui Jorgen Thun e la Juventus stanno parlando ormai da dicembre. E ora che dovrebbe arrivare l'accelerata finale, ecco gli intoppi. Già perché la società bianconera si sta trovando in difficoltà ad accontentare le richieste dell'argentino, aver preso tempo non si è rivelata una scelta così azzeccata, eppure un punto d'incontro diventa complicato da individuare. Ora Dybala vuole la certezza di essere al centro del progetto di oggi e domani, guadagnando quindi più di chiunque altro, eccezion fatta per Cristiano Ronaldo. Superiore anche all'ingaggio di De Ligt la richiesta, 12 milioni netti tra parte fissa e bonus, in piena fase di austerity la Juve sta provando in ogni modo a limare questa richiesta. Ma il limite non è solo economico. Anche di natura tecnica, perché Dybala vuole avere la certezza di non dover più essere lui a essere sacrificato sull'altare degli equilibri, possibilmente sapendo esattamente che idea abbia Pirlo sul suo ruolo in campo. Così si arriva anche alla presunta incedibilità. Dalla Juve filtrano solo secche smentite sia sulle offerte rimbalzate dalla Spagna del Real, sia più in generale sul fatto che possa partire. Però fare cassa è una priorità non più procrastinabile. E l'ultima stagione di Dybala ha riproposta finalmente la gioia a livelli da top player con continuità. In casa Juve si preferirebbe riuscire a tagliare tutti i rami secchi o comunque sacrificabili, da Bernardeschi a Rugani, passando per Douglas Costa e Alex Sandro, tanto per fare alcuni nomi. Ma se poi arrivasse quell'offerta da 80-100 milioni per Dybala, la si valuterebbe con estrema attenzione. Un'offerta che ora non c'è, in ogni caso. Riassumendo. Dybala resta e rinnova, a meno che, Florentino Perez ha più volte ricordato che non sarà un'estate di colpi di prima fascia, nessuna trattativa del genere è in piedi né si è mai pensato di mettere sul tavolo 100 milioni di euro per portar via Dybala alla Juventus. Facile l'accostamento allo scambio con Isco arrivato dalla Spagna, ma anche in questo caso non ci sono trattative in corso o scenari caldi su un'operazione del genere. La Juve da mesi lavora al rinnovo di Dybala con le complicazioni legate ai diritti d'immagine, ma con la grande fiducia di chi sa che il traguardo non è lontano. Perché la volontà è reciproca ma le aspettative sono importanti anche sul piano economico. Il Real Madrid dovrebbe fare una proposta davvero irrinunciabile per portar via Paolo alla Juve, fino ad oggi non c'è niente di tutto questo sul tavolo in programma.